Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Spasmi muscolari, cause e sintomi. Lo spasmo è una contrazione muscolare improvvisa e involontaria. Può interessare uno o più muscoli, volontari o involontari, quindi sia muscoli striati, sia la muscolatura liscia di un organo, cavo o un orifizio. Gli spasmi possono insorgere in forma isolata o in sequenza. Talvolta, sono dolorosi. Si distinguono spasmi tonici, intensi e prolungati, e spasmi clonici, intermittenti, brevi e rapidi. Esistono anche spasmi tonico-clonici, che coniugano le caratteristiche di entrambi i tipi di spasmi. La contrazione spasmodica dei muscoli può essere dovuta a un gran numero di condizioni mediche. Gli spasmi clinicamente più evidenti sono quelli provocati da tetano, caratteristica è la contrazione dei muscoli masseteri e facciali che provocano, rispettivamente, trisma e riso sardonico, ipocalcemia, alcalosi e paralisi periferica del nervo facciale. Altri esempi di spasmi muscolari meno gravi sono il blefarospasmo, il singhiozzo, la distonia laringea e le sindromi dolorose con coinvolgimento dei nervi sensitivi, esempio irritazione del trigemino. Possibili cause di spasmi muscolari. Spasmi muscolari è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Atrofia muscolare spinale, ipoparatiroidismo, malattia di Huntington, paraparesi spastica, sclerosi laterale amiotrofica, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome serotoninergica, siringomielia, spondilite anchilosante, spondilolistesi, tetano, cause rare. Angina instabile, angina pectoris, diverticoli esofagei, eritroblastosi fetale, infiammazione del nervo trigemino, ipertermia maligna, mielite, mielopatia, neuroblastoma, raga di anali, reflusso gastroesofageo, sclerosi multipla, sclerosi tuberosa, stiramento muscolare. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.